Oh, sono qui con Aldo Descalzi, siamo qua per un... ci ritroviamo dopo un po' di tempo perché ti ho già intervistato una volta con grande successo. Ho fatto un sacco di... mai viste tante visualizzazioni così. Siamo qua per un'occasione particolare però perché è il 50° di Woodstock e tu hai organizzato una cosa a Genova grandiosa ad hoc. Raccontacela un po' per Mate del 2020 così. Dunque, che cosa vuoi che ti racconti? Ovviamente sai che una delle mie missioni è far suonare i musicisti di Genova, quindi ci sarà un momento in cui sul palco saremo più di 20, tra fiati, cori e musicisti vari. Cito alcuni musicisti su tutti: Paolo Bonfanti, grande bluesman, internazionalmente ormai affermato, un altro, Aldo Descalzi, che è un giovane appena arrivato. Poi abbiamo Roberto Tiranti, Valeria Bruzzone, Matteo Merli, una grande band che è la Too Little Time Band con Alessandro Pelle e tanti altri, Dado Sezzi alle percussioni, una grande sezione fiati, i Reunion che faranno Crosby, Stills & Nash come neanche Crosby, Stills & Nash l'hanno mai fatto. Quindi insomma direi che ce n'è per tutti i gusti e cercheremo non solo di riprodurre ma di metterci anche della nostra energia. Sarà una grande sorpresa che nessuno si aspetta, che è Daria Charlo. Chi è Daria Charlo? Di 21 anni, che farà Janis Joplin, che vi farà saltare sulle sedie. Janis Joplin, che è uno dei pezzi forti del Festival di Woodstock. No, non ci sarà solo musica, Aldo, ci sarà anche una sorta di racconto, no? Ci sarà un grande Flavio Brighenti, musicista, critico musicale di Repubblica, che farà da storyteller, come si dice adesso, no? Da narratore, quindi intervalleremo i brani con dei suoi racconti, dell'aneddotica più che altro sul festival, anche cose molto curiose che nessuno sa e che non spoilerizzo adesso. Correttamente, bisogna insomma lasciare qualche cosa di aperto. Peggio per voi che non siete venuti. Esattamente, ma secondo me ci sarà un sacco di gente. Quindi musicisti tutti della zona, hai detto, no? Direi tutti genovesi, perché tutti... anche Bonfanti, che sta un po' fuori, però è nato a Genova. Quindi... Bene. Senti, io so che te l'hanno già fatta questa domanda, però Woodstock non è soltanto musica, è stato un cambiamento. Direi che il 69 è stato un anno che ha cambiato completamente le cose. Sì. Tu eri molto giovane, avrei la mia età, quindi eravamo bambini quando è arrivato il film nelle sale cinematografiche. A me personalmente ha cambiato la vita, per te cosa è stato? A me, ne parlavo poco fa, me l'ha cambiata completamente, perché ai tempi la gente non si rende conto, i ragazzini non lo sanno, ma non eravamo così collegati col mondo, cioè non sapevamo al di là dell'oceano esattamente cosa succedeva. Era già tanto se andavamo all'Alcione a vedere i concerti dei Genesis, ecco, forse un po' dopo, però quindi improvvisamente andare al cinema e vedere 10, 15 set di concerti da Jimi Hendrix ai Grateful Dead, ai Creedence, cioè quando mai ci sarebbe capitato adesso? Forse giusto l'Alcione avrei voluto vedere, ma chissà quando sarebbero venuti e in che tempi. Lì improvvisamente andavi al cinema e vedevi 10-15 concerti, uno diverso dall'altro, quindi per me è stata un'apertura mentale pazzesca. Bene, allora io adesso ti lascio andare perché so che hai ancora molte cose da fare, ci godremo lo spettacolo assieme e poi magari riusciremo tra qualche giorno a rivedere spezzoni di tutto questo, cercherò di raccontarlo e di proporre anche il tuo pensiero. Grazie Aldo. Spero di non deluderti, farò il mio peggio. Grazie Aldo, ciao. Ciao Aldo, ciao a tutti.